Seconda puntata della serie dedicata allo strutturalismo, una breve puntata di esposizione della vita e delle opere dell'antesignano, padre di fatto, anche se non di diritto, dello strutturalismo, ovvero Ferdinand de Saussure, il linguista. Ferdinand de Saussure. Nacque nel 1857 a Ginevra in una famiglia di illustri scienziati. Il bisnonno era stato geologo, il nonno chimico e botanico, il padre era entomologo. Portato a termine il suo iter scolastico, in cui si era già distinto per la vivacità della sua intelligenza e per le spiccate capacità linguistiche, Saussure si dedicò inizialmente allo studio della chimica, della fisica e delle scienze naturali all'università, frequentando l'Università di Ginevra. Tuttavia, un anno dopo decise di trasferirsi prima a Lipsia e poi a Berlino per studiare filologia nelle rispettive università, che erano le più qualificate negli studi filologici. Nel 1878, ancora studente universitario, scrisse e pubblicò Saggio sul sistema primitivo delle vocali nelle lingue indoeuropee. Uno scritto nel quale Saussure mostrava le anomalie della ricostruzione tradizionale della fonologia delle lingue indoeuropee, guadagnandosi stima e fama negli ambienti accademici. Si laureò nel 1880 con una tesi intitolata Sull'uso del genitivo assoluto in sanscrito. Durante la discussione della tesi, uno dei docenti della commissione d'esame gli chiese: «Lei è per caso un parente del famoso Saussure?» Naturalmente, no, questo perché appunto il suo saggio, di cui ho parlato prima, no, era diventato famoso molto più di lui. Una volta laureato nel 1810, Saussure andò a perfezionarsi alla Sorbona di Parigi, dove dal 1881 al 1891 gli fu poi assegnato l'insegnamento di linguistica comparata e storica delle lingue europee. Quindi ci va da studente di alto livello, ma diventa subito docente. Nel 1891, per motivi familiari, Saussure lasciò la più prestigiosa università parigina per diventare docente della, diciamo, marginale Università di Ginevra, dove insegnò dapprima lingue indoeuropee e sanscrito, poi a partire dal 1906 anche linguistica generale. Sposato con Marie Fesch, figlia di un ingegnere, ebbe da lei due figli, uno dei quali, Raymond de Saussure, divenne in seguito da grande, ovviamente, psicanalista. Colpito da un tumore, nel 1912 è costretto ad abbandonare l'insegnamento e a ritirarsi nella sua casa di famiglia. Non era una casetta, era un castello, il castello di Vaufrans, dove morì nel 1913. In vita, egli aveva pubblicato solo articoli su riviste specializzate. Dopo la sua morte, due suoi discepoli, Albert Séchard e Charles Baillie, utilizzando gli appunti presi da vari studenti durante le sue lezioni universitarie di linguistica generale a Ginevra, compilarono e pubblicarono nel 1916 il libro Cours de linguistique générale, corso di linguistica generale. L'opera, tuttavia, come
cominciò a diffondersi e ad avere un certo impatto culturale solo con le successive edizioni, quelle del 1922 e soprattutto del 1931. E solo negli anni 50 fu universalmente riconosciuta come un caposaldo della linguistica contemporanea. In Italia poi la sua diffusione fu ulteriormente tardiva. Essa infatti cominciò con l'edizione del 1967 del corso di linguistica generale e fu favorita dall'introduzione e dal commento del linguista italiano nostrano Tullio De Mauro, che tra parentesi fu anche ministro della pubblica istruzione dal 2000, sarebbe stato poi ministro della pubblica istruzione dal 2000 al 2001. Bene, questo è quanto per una vita, che è un solo aneddoto curioso, quello appunto che vi ho riferito relativo al suo esame di laurea, in cui un membro della commissione gli chiede: ma lei è parente del famoso Ferdinand de Saussure? Ma a parte questo, è una vita assolutamente priva di bizzarrie biografiche, però densa di studi, di ricerche di scoperte a livello linguistico, insomma, una vera vita da studioso, ma anche padre di famiglia. C'è da considerare che lui lasciò la celebre Università di Parigi, dove avrebbe potuto benissimo continuare a insegnare, no, con chiaramente una fama poi molto, molto maggiore, una diffusione molto maggiore, e invece per ragioni di famiglia, per ragioni di affetti familiari, scelse di ritirarsi, per così dire, a insegnare nella molto meno celebre Università di Ginevra, e quindi è comunque questo un aspetto notevole della sua biografia, ovvero preferì gli affetti familiari piuttosto che la celebrità, la fama, il successo, la carriera. Una vita da studioso e anche appunto da padre di famiglia. Finisce qui l'esposizione della sua vita, la vita appunto di uno studioso, e naturalmente alla prossima puntata, in cui invece affronteremo la teoria linguistica di Saussure, che è appunto la prima espressione del fenomeno filosofico dello strutturalismo. Alla prossima puntata.